La vita di fede possiede quattro dimensioni su cui si snoda, si spiega e trae nutrimento. Infatti, la vita di fede è un po' come la vita naturale del corpo, quella fisica. Bisogna nutrirla, bisogna fortificarla lungo il tempo. La vita di fede è come una pianticella, infatti bisognosa di cure che va alimentata affinché non perda quella linfa vitale che la solleva e la innalza. La pianticella cerca la luce del sole che l'aiuta a respirare, ad assorbire l'ossigeno che le riempie i suoi piccoli polmoni. Cerca l'acqua viva per essere tonificata e rinfrescata. Cerca materiale organico, il suo humus, dal quale trae il suo nutrimento. E così anche nella vita di fede, che possiede varie diramazioni e sfaccettature. Ne possiamo rilevarne almeno quattro, anche se sono poi tutte alimentate dal rapporto personale dell'anima con Dio. Fin dalle origini, la nascente Chiesa si è basata su un'ossatura comunitaria. Gesù ha chiamato in particolare 12 uomini che imparassero, vivendo insieme con lui, ad essere come lui. Insegnava loro come ammaestrare le folle che correvano a lui, bisognose di un nutrimento materiale e spirituale. Spesso cozzava nella loro incomprensione, nella loro durezza di cuore. Sono tanti gli episodi che mostrano questi atteggiamenti degli apostoli, nella loro incapacità anche di vivere il suo messaggio, di assorbirlo completamente per poter essere segno come lo era Gesù per la gente. Nella sua parola però tutto si trasformava, le opere diventavano straordinarie, le reti si colmavano di pesci fino a rompersi dopo aver faticato invano una notte intera. E i demoni fuggivano. Era l'opera di Gesù nel mondo, sconfiggere il male. Semplicemente perché la parola di Gesù dava loro potere di compiere opere straordinarie nel suo nome, cioè dopo aver assorbito interamente il messaggio di Cristo, aver assimilato le sue parole, averle fatte carne. Parole diventate atti concreti. Ed in questa ragione che si innesta il mistero segno, ricordiamo infatti che mysterium in latino significa segno, più importante e straordinario dell'intera umanità, l'Eucaristia. Quelle parole pronunciate da Gesù nell'ultima cena, il gesto supremo di donazione sulla croce, gesto concreto, assoluto, hanno preso corpo poi nel mistero dell'Eucaristia, un mistero inteso come segno efficace che ha una conseguenza concreta, tangibile nella vita dell'uomo. Da questo tessuto, dalla trama complessa, cerchiamo di estrapolare almeno queste quattro dimensioni che sono manifestazioni concrete della vita di fede. 1. La fede si manifesta nell'azione liturgica della Santa Messa e nelle preghiere comunitarie della liturgia delle ore. La preghiera diventa espressione della fede comunitaria. Il rapporto con Dio assume quindi due dimensioni, verticale ed orizzontale, così come è composta la croce, da un bastone verticale che va dal basso verso l'alto e da un orizzontale che unisce i fratelli. L'azione liturgica comunitaria perderebbe alcun significato e forza se non fosse accompagnata dalla preghiera personale, anticamera di quella comunitaria. Ogni chiamata è singola e si sviluppa comunque in ambito comunitario, un gruppo di persone che non devono perdere lo scopo principale di concretizzare e di impegnarsi nella crescita del regno di Dio. Il bastone orizzontale della croce sul quale sono inchiodate le mani di Gesù simboleggia la fraternità, sacramento, segno efficace dell'amore di Dio tra i fratelli e spiega la dimensione trinitaria della vita divina incarnata nell'uomo.
Adorare Dio nei propri cuori. Con il battesimo diventiamo partecipi della vita divina trinitaria e ci mette nel favoloso mistero dell'inabitazione nel nostro cuore della Trinità. Non bisogna sottovalutare questa dimensione, dalla quale prendono corpo le altre. L'incontro personale con Dio infatti induce all'adorazione di Dio nel proprio cuore. È la chiave che mette nell'incontro comunitario con il divino. Senza questa dimensione, quella comunitaria perderebbe valore in modo assoluto. Possiamo prendere nuovamente, ad esempio, un albero. Possiede infinite radici che si immergono nel terreno. Ogni diramazione succhia il suo nutrimento dalla terra e questo confluisce nel tronco che dà vita a tutto l'albero. Il seccarsi di una di queste diramazioni genererebbe in tutto l'albero un processo di necrosi che lo avvizzirebbe lentamente. Dapprima il processo di necrosi non salterebbe all'occhio, ma procederebbe inesorabile con una lentezza omicida. La medicina che arresterebbe questo processo dovrebbe agire sulla diramazione particolare che non trae più nutrimento dal suo adorare Dio nel proprio cuore. Quindi rimane importantissimo l'aspetto personale della preghiera. Bisogna nutrirsi giornalmente di questa linfa, di questo colloquio con Dio che fortifica l'anima e li mette nel contesto comunitario nella preghiera fatta in comune.